Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati, queste sono le principali notizie di oggi. Bassano, Covid-19, un contagiato al centro estivo, 9 bimbi in isolamento, struttura chiusa per alcuni giorni. Domenica era risultato positivo al tampone un uomo che fra i suoi contatti stretti messi in isolamento aveva delle insegnanti e del Grest presso una scuderia, donna poi risultata positiva. La struttura è stata chiusa per permettere la sanificazione. 9 bimbi di 6 nuclei familiari sono ora in isolamento fiduciario. Vicenza lo riceve per un massaggio, viene picchiata e derubata. Quello che doveva essere un semplice massaggio si è trasformato in un incubo per una 63enne del capoluogo iberico massaggiatrice. Il cliente l'ha picchiata, si è dileguato rubandole il telefono. Romano De Zellino, auto a gasolio divorata dalle fiamme sulla strada per il Grappa. L'automobilista si è accorto che la vettura aveva qualcosa che non andava e ha fatto in tempo a scendere prima che la Nissan Qashqai si incendiasse. Asiago, 71enne, scivola sul sentiero, disavventura nel pomeriggio vicino al cippo dell'Ortigara. Fortunatamente la donna non è in gravi condizioni. Arzignano, la catena Tosano rinuncia all'ipermercato della Valle del Chiampo. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che ad Arzignano non aprirà nessun Tosano di cui si parla da anni e per il quale sembrava tutto in dirittura d'arrivo. L'annuncio del sindaco. Schio e Cidio no all'istituzione di una cerimonia ufficiale. Il Consiglio Comunale di Schio ha infatti bocciato l'ordine del giorno del consigliere Alex Cioni, con il quale veniva proposto di ricordare l'anniversario dell'eccidio di Schio, istituendo una cerimonia ufficiale in forma istituzionale nella città all'ex carceri. Valdagno, edifici scolastici sotto la lente. Sono stati completati nei giorni scorsi i sopralluoghi 12 edifici scolastici comunali, 1 milione stanziato per la manutenzione. Il comune ha inserito quindi nel piano triennale delle opere pubbliche la cifra da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sue scuole. Sant'Orso, neurologia a rischio, Cunegato, 2 medici su 8 a Sant'Orso. Il candidato alle elezioni regionali Cunegato, Veneto che vogliamo, a riportare all'attenzione il tema del reparto neurologia Sant'Orso, pericolosamente a corto di medici. Marano Vicentino dà ai giovani 4 tutorial per sensibilizzare sui comportamenti a tutela della salute. Il progetto nasce dal tavolo del patto educativo territoriale e offre spunti sull'importanza dei comportamenti individuali nel contenimento dei contagi da Covid-19. Pagina dell'Econazionale, nuova stretta alle libertà dei cittadini in Turchia. Erdogan vuole controllare i social media. Il Parlamento ha infatti approvato una controversa legge che consentirà al governo un maggiore controllo sui social. Coronavirus, risalgono i contagi, ristorante chiuso a Jesolo, dipendenti positivi. Risalgono i contagi e decessi in Italia, 212 casi, 12 morti in un giorno. Cresce il numero dei dipendenti del ristorante del Lido di Jesolo, originari del Bangladesh, positivi al Covid. Conte proroga l'emergenza fino al 15 ottobre, le opposizioni non ci stanno, atteso stasera il via libera da parte del CDM alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre, approvata ieri in Senato. Il Premier definisce la proroga inevitabile e legittima. Ed infine l'Atalanta batte un colpo, l'Inter risponde per il secondo posto, tutto rimandato all'ultima giornata. Il massimo campionato di calcio italiano si avvicina stancamente al termine. La 37esima giornata di A, la penultima di questa travagliata stagione, registra subito un bel botta e risposta tra Atalanta e Inter. È tutto, grazie dell'attenzione.